Dream Like Moon Vidal, benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida. La volta scorsa il nostro caro Julian si è trasferito insieme a Frida nella casa nuova, la rimessa di Bedlington, che è un lotto che in realtà ho ristrutturato perché non era così all'inizio. Vabbè, abbiamo fatto un giro, diciamo, della casa, vi ho mostrato com'è. E appunto questa è stata la prima notte di Julian nella casa nuova. E quando si sveglia trova sul suo telefono un messaggio di Juliet che gli sta dicendo: ma notte brava stasera o cosa? Non sei rincasato stanotte? Dove cavolo sei? E lui pensa: ma questa che diavolo vuole? Manco fosse mia madre. Chiamami subito, dice Juliet, perché se no mi arrabbio. Se figurarsi, dice lui. Senti Juliet, che cavolo vuoi, scusa? Mi sono trasferito qua. Qua dove? Risponde Juliet. Come dov'è? Da Frida? Pronto? Ci sei? Con la testa? Buongiorno, eh? E lei dice: no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Juliet Darkmoon arriverà molto presto. Lui pensa: oh, santo cielo, vuol fare la piazzata. Eh sì, è proprio da Juliet. Tra l'altro, se arriverà molto presto significa che era qua nei dintorni. Qualcosa sospettava, secondo me. Si teneva nelle vicinanze per controllare che Frida non facesse qualcosa di strano, che Julian non fosse lì. Ovviamente Julian è qui. E lui pensava: beh, va, andiamo a fare colazione perché qua non si vive. Andiamo a mangiare qualcosa. Oggi è anche il giorno della nuova abilità. Quindi Frida ha intenzione di portare Julian, eccola qua, Julian alla clinica per insegnargli a fare il veterinario. Perché mentre lui non ha più un lavoro, Frida sì, e andrà avanti con i suoi lavori, quindi quando Frida non sarà qua sarà Julian a occuparsi della clinica, ovviamente. Lui sente i passi che salgono le scale e pensa: oh no, è davvero lei. È davvero qua. E pensa: ma Juliet, che cavolo vuoi? Cos'è questa puzza? Abitate proprio vicino al porto, eh? C'è puzza di pesce marcio. E lui pensa: ma che cavolo? E disputa. E si mette a disputare. Ma allora, che cosa cavolo vuoi? Juliet, vieni a spiarmi, no? Non ho mica capito. Ma insomma, non rincasi, non mi dici nemmeno che ti sei trasferito qua da Frida, ma in questa bella casetta, molto più grande della nostra, eh? Non c'è più una casa nostra, Juliet. Io ho preso un aereo, me ne sono venuto qua, e tu non devi rompermi le scatole, perché questa è la mia vita e ci faccio quello che voglio. Ma almeno avvertirmi, Julian, poi non ti ricordi più cosa c'era tra di noi un tempo. Un tempo? Sarà stato 1000 anni fa. Cosa cavolo vuoi? Togliti dalla mia vita. No, tu non capisci. Tra di noi deve esserci qualcosa, perché non è con un semplice aereo che i sentimenti si allontanano, hai capito? Ma fatti una vita, fatti un social network, iscriviti a un sito di incontri. A un sito di incontri, dici, parli proprio tu, che è da anni che sbavi dietro a sta qua che fa gameplay su internet. E alla fine, cosa fai? Per disperazione ti trasferisci da lei? Non è per disperazione, me l'ha chiesto lei, mia cara. Ah sì, certo, non me la racconti giusta. Beh sì, insomma, tra i due non c'è un ottimo rapporto, diciamo, come non c'è mai stato, almeno non negli ultimi secoli. E lei è chiaramente gelosa, è gelosa da morire. E adesso semplicemente la manda via. Senti, non ho tempo da perdere con te, con le tue menate mentali. Ti prego, vattene da casa mia. Casa tua, eh? Guarda che quella là si stufa presto. Te lo dico io che l'ho vista girare con un sacco di uomini. Vedrai quanto durerai qua. E comunque io qua ci sto quanto voglio. No, no, no. Tu te ne vai. No, diciamo proprio arrivederci. Canta del giorno della nuova abilità. No. Te ne vai proprio. Se si riesce. Scusati, ma neanche dopo morto. Arrivederci no, eh. Chiediti di andare via. Vattene, Juliet, vattene, torna a casa.
Vattene, questa ormai è la mia vita, è la mia casa e tu non puoi farci niente, capito? E lei chiaramente ci è rimasta male. Ah, ora devo proprio andare. Ho da fare? Sì, pensa lui, come no. Non ha mai niente da fare quella là nella sua vita se non combinare casini. E vabbè, lui va... No, non c'entra niente il computer. Lui va qua. C'è la Macedonia. Prendi una porzione. E Frida, vabbè, non è andata a dormire, per cui non posso dire che si è svegliata presto. Semplicemente lei non dorme mai. E nei momenti, diciamo, di quiete, la notte, quando tutti dormono e lei no, si mette a fare streaming. Anche lei sta cercando di guadagnare l'abilità 9, mi pare, di videogioco. Ha guadagnato 700.000 follower. Ci facciamo un altro streaming. My Sims Racing. E lei, buongiorno amore. Scusa, non t'ho preparato cupcake, non sapevo cosa ti piacesse. E come mai stai lì a guardarmi? Perché è bello guardarti, Frida. E lei, anche mentre lavoro? Sì, anche mentre lavori. C'è aria di romanticismo in questa casa, ragazzi. Guardate lui com'è felice di essere in questa casa. E pensa, sì, anche un gatto scemo, mi fa piacere vivere qua. Di fronte ai gatti scemi. Cosa c'è, Rusty? Che problema c'è? A parte il fatto che probabilmente è sporco. Sì, era sporco. Vabbè, potevo anche fargli il bagno. Ma gli ha fatto il bagno Frida prima di uscire di casa? Sì. Che problema c'è? Magari l'ho cliccato esatto su di lei. Finisciti però questa cosa. Si sente solo? Ah no, ha paura di qualcosa. Incoraggia ad accoppiarsi con... perché ci sono cani? Non posso calmarlo? No, vabbè. Oh, ma cos'è questo concerto, ragazzi? Per favore. Facciamo così. Allora, tu non fare ramanzine, non fare niente, vai a farti una doccia velocissima. Fai la doccia, qua ho messo la vasca da bagno per poter lavare Rusty. Tu smettila e fai una ramanzina e fai una ramanzina. Ragazzi, piantatela! Non è cibo per voi, era una macedonia, non può piacervi, per cui piantatela. E tra poco andiamo in clinica, per cui fate i bravi. E lui soffia, no, in clinica no. Comunque basta, implorare da mangiare. Chi è che si sta lamentando adesso? A lui, lui ha paura di qualcosa, vabbè, bene. Julian è finito con sta doccia quasi. E vabbè, lei va di sotto e dice, Julian, Julian, amore, veloce. Fai così, usa. Veloce, Julian, perché dobbiamo andare, devo portarti in clinica, è già troppo tardi per aprire. Sì, arrivo, amore, arrivo. Ma quanto è bello questo sim. Io lo adoro. Va bene, allora andiamo in clinica, così ti presento le nostre dipendenti. Eh sì, nostre, dice, perché ormai tutto ciò che è di Frida è anche di Julian. Per cui ci andiamo con tutta la nostra bellissima famigliuola. Andiamo in clinica. Ed eccoli arrivati alla clinica. Beh, tu già conosci la clinica perché ci ha portato i tuoi animali un sacco di volte prima che tu vivessi qua. Comunque te la ripresento. Questa è la sala dove ci occupiamo delle visite e del primo soccorso degli animali. La sala operatoria invece è dall'altra parte. E vedi, qua c'è uno stanzino dove poter mangiare. Adesso stanno arrivando le nostre dipendenti. Buongiorno ragazze, dice Frida. Buongiorno Frida. Vi presento il mio nuovo ragazzo, il vostro nuovo titolare, co-titolare con me. E lui va a presentarsi. Amichevole. No, facciamo gestisci. Loda. Perché Supriya non è mai molto felice. E ragazzi, se io avessi un titolare del genere, non riuscirei più a lavorare.
Ah, ma ha parlato molto di te, Frida. Poi ci siamo visti ieri, ricordi? Grazie del commento, signor Darker. Cercherò di non montarmi la testa. Sì, perché so che sei bravissima. Wow, arrivate tutte, anche lei. Presentazione amichevole. Sono tutte estasiate. Ma te hai cambiato colore di capelli? Boh, vabbè. Ecco, guardate come guardano Julian. Beh, ci credo, voglio dire. Cantiamo, ragazze, una bella giornata. E loro sì, ma noi siamo qua per lavorare, a dire il vero. E ci sono già i primi pazienti barra clienti. Connor abbiamo. Oh, c'è una ritardataria. Agostina, che però è molto brava, per cui... presentazione amichevole. Te cosa stai facendo? Ah, sta carezzando Tortina, va bene. Dobbiamo guadagnare altri follower, per cui intanto lei nell'appartamento di sopra, dove dovrà portare anche Julian per farglielo vedere, dobbiamo... Cattivi comportamenti qualcuno no, eh? Peccato. Facciamo... Gioca una partita, trasmette un gioco in streaming. Giochiamo al rifugio. Quindi adesso Julian si impegnerà per conoscere un po' le ragazze e soprattutto per andare a imparare veterinaria. Svolge attività di laboratorio. Bene ragazzi, vi lascio al vostro lavoro. Io vado a... No, perché c'è un tavolo in mezzo. Cosa stai dicendo? Vabbè. Ragazze, si batte la fiacca oggi? Sì, sono tutte abbastanza... ho raggiunto il livello 9 di videogioco. Sono tutte abbastanza confuse della presenza di Julian. E ci credo. Acquisita l'abilità veterinaria. Bene. Però vale? No, non vale. Questo vale? No. Prova una nuova abilità o sviluppane una esistente. Ma sei appena arrivata a livello 9? Almeno c'è arrivata, sì, l'ho appena visto. Ragazze, sì, cercate di salutare gestisci Rossio. Responsabilità. Critica, perché è un po' confusa. Capisco che Julian vi metta in soggezione. Beh, più che soggezione, no, direi in stato flirtante, ecco. Vai qui, ti prego. Rossio? Ho appena finito di dire che eri brava, che tutte eravate brave. Non farmi arrabbiare. Ah, forse sta andando adesso, bene. Vanessa, ancora con questo copricapo. Tesoro, cosa è successo? Vabbè, lasciamo stare. E puoi insegnare a... amichevole. Non so se può insegnare l'abilità mentre lui la sta sviluppando. Anche se in realtà... No, solo quel tratto premium. Dovrei avere il tratto premium apposito. Vabbè, lui comunque va a complimentarsi con lui. Più che altro va anche a insegnargli, no? A fare un po' di cosucce. Oh, qua è vuoto. Dove stai andando, Frida? Lascia stare gli animali. Ma Rossio dov'è finita? Qua. Ma non stai andando a curare qualcuno? Ah sì, perfetto. E mi sa che qua devo occuparmi... Allora, qua c'è Sirius che è di Sansa. Qua c'è Plumbob che è di Kimberly, che non ho idea di dove sia. Ah no, è qua con Connor, giusto, che adesso abitano insieme.
Quindi manca solo Vanessa che ha portato qua vaniglia, immagino. No, tofu. Ha portato qua tofu. Va bene, allora salutiamo. Saluta il paziente calorosamente. Andiamo a salutarla. Natale quando è, a proposito? Fra 2 giorni, per cui mi sa che domani decoreremo la casa. Almeno l'albero, poi vabbè, le decorazioni le metterò io off camera. E vabbè, Giuliana è qua che cerca di ambientarsi, di studiare un po' di veterinaria. Nuova abilità lui però no, eh. Sì, ci pensiamo noi. E va bene, quindi io non so se volete vedere le giornate in clinica. 4 stelle siamo adesso. Per cui esame, ascolta il cuore. Non so se volete vedere le giornate in clinica. Eventualmente ditemelo. Io, per non sbagliare, faccio off camera. Per cui ci vediamo al termine della giornata di lavoro. Il lavoro è quasi terminato. Ormai non ci sono più pazienti. È anche tardi, è l'ora di cena. E mi sa che lei era l'ultima paziente, per cui bene. Ragazze, chiudiamo, si va a casa. Chiudi. E allora, siamo giunti a 4 stelle finalmente con la nostra clinica. 7 clienti in 7 ore. Terapie, wow, 7.200, stipendi dovuti meno 4,60. Utile netto, oh, 6.746, facciamo un botto di soldi. Veramente un botto. Allora, i nostri dipendenti. Sì, va bene. Siamo eccellenti nel trattamento dei clienti, dobbiamo però migliorare il valore del servizio e l'atmosfera. Va bene. Penso che potrei anche. Allora, sono tutte e tre neutrali, il che mi fa piacere perché Supriya era sempre arrabbiata. Potremmo promuoverla a livello 4, direi sì, che è l'ora. E potremmo promuovere lei a livello 2. E inoltre, scusate il gatto se fa casino, anche lei a livello 4. Forse solo quando la clinica è aperta. No, lascia stare. Solo quando la clinica è aperta, mi sa. Chi chiama? A parte che non capisco chi sei, ultimamente non riesco a smettere di pensare a te. Ti va un appuntamento a cena qui? Non capisco chi sei. Potresti essere Eva Capricciosa? Comunque no. Sei una mia ex. Io ho chiuso con tutti i miei ex. Lascia stare. Facciamo la prossima volta, Julian. È un po' stanco lui. Cioè, sente la fatica della giornata trascorsa a lavorare qua. Però lui non ha molta fame, quindi vabbè, metto via e va a sedersi qua per fare compagnia a Frida. Allora, dice lei, come te ne pare del nostro angolino qua in clinica? Come te ne pare delle ragazze? Lui dice, beh sì, sono simpatiche, sono brave. Eh sì, te l'ho detto che sono davvero in gamba. Te nuova abilità proprio non me la vuoi fare. Cosa devo fare con te? Malizia, facciamo malizia. Fai un po' la sciocchina. Diventa partner criminale, fantastico. Pinja! Sì. Questo mi piace. Descrivi l'apocalisse? No. Condividi la teoria del Yabahorn! complotto. Gelurba Rinka! Menti sulla carriera. Sarafi Zimze! Sai, ci sono dei mostri Nabo! venuti dallo spazio che secondo me sono anche peggio di Juliet. Non so se mi riesci a capire. E vogliono i nostri tesori, che non so cosa significa. Forse vogliono beni di lusso, tipo le auto costose, che qua non abbiamo. Comunque, che te ne pare del trasloco? Guarda, sei bravissimo come scienziato, però guarda, evita!
di far finta di fare le magie, perché questa è scienza, capito? Ma io ho lavorato come scienziato e mica facevo magie. Sì, ma non devi farlo per soldi, sai? Devi farlo perché ci credi. Ma certo che ci credo. Cosa stai dicendo, Frida? Sei ubriaca? Giustamente chiede lui. Diventa partner criminale solo dopo, eh? Mangia. Ti prego, finisci di mangiare. Potremmo andare un po' in palestra a fare jogging? Perché lei in effetti ha messo su un po' di chili, tanto per cambiare. Basta! Allora, lui potrebbe andare a fare jogging con Rusty, che al momento non si capisce che cos'ha. Che problema c'è? Ah, giusto, qua non ho letti. Perché tanto lei non dorme, però per lui mi serve un letto. Devo pensarci. Che problema c'è, Rusty? Dai, diccelo. Ti sei incantato, Julian? Ah, sì, ha paura di qualcosa, ma è un bug, per cui non posso nemmeno calmarlo. Possiamo diventare partner criminali adesso? Dai, smettila con sto piatto che tanto ho capito che non finirai mai. Poi tu, nuova abilità, puoi andare a fare jogging e tu puoi andare a fare jogging con il cane. E anzi, io pensavo che più che curatore, io lo vedrei, almeno al momento, poi avrà anche lui più aspirazioni, culturista. Perché no? Così aiuterà Frida a tenersi in forma, almeno lui. La finiamo, ragazzi! Porca miseria, sti gatti! Malizia diventa partner criminale. Adesso basta con i gatti, eh? E Julian, cosa stai facendo? Stai già dormendo? Ma io mica sono come te, che non dorme mai. Tu devi capire che io non ho recuperato tutti i miei poteri. Comunque, dai, facciamo le nostre pazzie. Tanto la polizia non ci troverà mai se usiamo un po' di astuzia. Ma cosa stai dicendo, Frida? Tanto Juliet non l'hanno mai scovata. Perché mai dovrebbero scovare noi? Beh, non è che così che funziona. Juliet è anche abituata a far cagate. Scusate il termine. E possono pianificare scherzi insieme e scatenare la propria malizia interiore. Questo l'ho fatto anche l'altro giorno con l'erede di Funinfesta perché cioè, mi fa scompisciare. Fai uno scherzo, pianifica di attirare un lama nel posto di lavoro. Pianifica di avvolgere la pancetta attorno a tutto. Attiriamo un lama nel posto di lavoro, che ce l'hanno tanto coi lama, sti sim, per cui finalmente avranno a che fare con un vero lama. Dai, porterò un lama al mio posto di lavoro, è una cosa troppo sciocca. Tu procurami il lama, Julian. Ma cosa stai dicendo? Non sono un pusher di lama. Comunque oggi è stata una bella giornata di sole, non ti pare? Sì, davvero bella. Però adesso, vabbè, lui ha bisogno di dormire. Fai un pisolino. Lei ha bisogno di andare un po' a correre, per cui sarà lei a portare in giro Rusty per fare una passeggiata, o meglio un po' di jogging, un po' di sano jogging. Per cui io direi che ci vediamo domani mattina, così gli lascio decorare l'albero di Natale. E ecco che Frida si è messa a cercare le decorazioni invernali nella scatola. Questo non l'ho mai visto e è stupendo. Cioè, no, fino a un certo punto a me non piace. Però è stupendo che ci sia nel gioco, ecco. Candele. Va bene. Candele, ghirlande. Vabbè, sì, insomma, le solite cose, ecco. Non ci possiamo lamentare. Dai, facciamo un'aria un po' festiva, perché è un po' tutto smorto qua, in questa casa. È poco decorata, me ne rendo conto, ma l'ho voluta così appositamente, appositamente per decorarla nei momenti in cui andava decorata. E questo che saluta magari le persone che entrano.
O le saluta o le spaventa. Cosa sono ste bandierine? No, per favore. Seleziona le decorazioni quotidiane per fondamenta. Facciamo, mettiamo delle lucine intanto. Per recinti. Facciamo queste. Fregi, gronde, parapetti. Beh, basta. Penso che non abbiamo altro. E lei si è sempre sveglia. Oggi andrà anche a lavorare. Io spero in un'altra promozione. Ah no, niente promozione perché deve guadagnare 25 milioni di follower. E sarà un po' lunga da fare. Però intanto potrebbe decorare con base fiocco di neve bianco e dorato, sì, con Julian. Per cui Julian tesoro, svegliati, io oggi devo andare a lavorare, quindi svegliati. Lui, porca miseria, sta qua, non dorme mai, mi sveglia alle 4:50 del mattino. Però sai che devo andare a lavorare, tesoro, dopo. Mi dispiace. Lo so, tesoro, ma proprio quest'ora dobbiamo fare l'albero. Guarda che non scappa l'albero. Sì, ma Natale è presto. La festa del solstizio. Dobbiamo essere pronti. Mamma mia, Frida, quanto sei impaziente. Sì, lei è così impaziente che ha addirittura un berrettino a forma di renna. Per cui sì, Julian, Frida è impaziente. Se riesco a fare una foto... Ma mi sa che devo accontentarmi di quello che riesco a fare, perché ho messo l'albero in un punto del cavolo. Occhi aperti, Frida. Ah, se mi avvicino troppo sparisce. Che scatole. Oh. Siamo stati bravi secondo te, Julian? Sì, è il mio primo albero di Natale, penso di sì. E dalla faccia da Abby direi che sono felici. Decora con puntale rosso e bianco con Julian. Dopodiché ornamenti. Rosso e oro. Ed ora quando lanciano le cose sull'albero. Poi qua dovrò togliere un po' di roba e fare spazio al tavolo per la cena. Non so se ci sta. Però... Eh no. A meno che non sposti le cose per i gatti qua. Perché in realtà la stanza qua viene inutilizzata, per cui potrei mettere il tiraunghie qua in mezzo, le ciotole anche. Può diventare una stanza per i gatti nel frattempo, perché no? Tanto non la uso, per un po' non la userò. E quindi creare qua un po' più spazio. Che c'è? Rovinato l'albero per aver fallito nel decorare un albero? No, davvero? Ma gli alberi non potrebbero essere venduti già addobbati? È quello che mi chiedo anch'io. Ma no, non è rovinato l'albero, dai! Invece lui dice decorazione allegra. Un albero ben addobbato diffonde l'allegria delle festività. Perché a te non piace, Frida? Che c'è di sbagliato? Wow, guardate che bello! E Julian lancia l'ultima decorazione e voilà, il nostro capolavoro è pronto. È stato bellissimo, però era la prima volta che addobbavo un albero di Natale. Lo facciamo tutti gli anni, vero tesoro? Ma certo, amore. Quante azioni avevi qua con... Vabbè, questo bug è terribile. Però lui è romantico e quindi... bacia. E poi si potrebbe organizzare un appuntamento in cui chiede di diventare la fidanzata. Però vorrei fare una cosa un po' particolare. Accendi l'albero con Frida. Colloca il cumulo di doni.
Comoda. Illinois, Schmezelklimpf, Lissarac. Vabbè, non... Vabbè, sì, ok. Fate come volete. Stanno un po' rompendo questi animali, sono un po' troppo invadenti ultimamente. Una volta non erano così. Allora, che ne pensi? Sì, va bene, va benissimo. Non ho esperienza in merito, però... Oh oh! L'hanno proprio acceso l'albero, eh? Santo cielo! Tra l'altro, dov'è questo incendio? Scusate. Ma ho collocato l'antincendio qua, sapete che non ne ho idea. Sì che l'ho collocato, o no? Questa situazione è assurda. Fuori per caso? L'avevo visto prima, però forse no, era in clinica. Era in clinica. Vabbè, gatti, tutti via, per favore, che devo spegnere l'incendio. No, hanno bruciato l'albero. Com'è che non posso cliccarci sopra? Dai, ti prego. Oh, per fortuna. No, il nostro bellissimo albero. Spegni l'incendio. Spegni. Spegni. Mi è andato a fuoco l'albero. Ma porca miseria. Che scatole. E lei no, ero così felice di avere la... Dove corri, Julian? Ero così felice di avere l'albero di Natale. Pulisci il pavimento. E invece... Julian, aiutami a buttare via sto schifo. No, mi tocca ricomprargli l'albero di Natale. Va bene, ho capito. Non l'accenderò mai più un albero di Natale. Albero... Di luci, ecco, preaddobbato. Ah no. Albero festivo. Ma albero di... No, no, no. Albero festivo. Oh, eccolo qua. Preaddobbato, no? Sì, mi pare preaddobbato a vederlo così. Va bene, dai, mettiamo questo e non ci pensiamo più. Anche il tappeto mi si è bruciato. Ma porca loca. No, però non volevo questo. Comunque. Dai, non volevo uno da addobbare. Oh, eccolo qua. Sì, dai, fa più bella figura. È più bello addobbarlo noi. Sì, se, grazie. Se ti sposti, Frida, grazie. Va bene, ci riproveremo. Io intanto vi ringrazio per aver... Cosa stai facendo? Ma lascialo lì quel giocattolo, per aver seguito questo episodio. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate che a me fa sempre molto piacere, iscrivetevi se siete nuovi e... Ah, variato... E andate nella descrizione del video dove potete trovare tutte le playlist di tutte le serie, le storie e le sfide che sto facendo. Cucina. No. Prepara un pasto da gourmet, dai. Ci facciamo il saltimbocca di pollo al tofu per colazione. Vai. Dicevo, trovate tutte le playlist di tutte le serie che sto facendo al momento, link alla pagina Facebook, Instagram, ID Origin e anche e soprattutto il link ai canali dei miei amici youtubers, ai quali vi invito a iscrivervi perché sono veramente molto molto bravi, per cui andate e iscrivetevi anche a loro. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti! As white as the night, as pure as the sun.